Benvenuti ad un nuovo appuntamento di una cartolina di storia. La puntata di quest'oggi è particolare rispetto alle precedenti puntate perché vogliamo proporvi una trasmissione andata in onda qualche tempo fa sulla nostra emittente dedicata al 2 giugno. Eravamo in un altro contesto, all'interno di un altro format di giorno in giorno. Ospite con noi per raccontare il 2 giugno il professor Camillo Brezzi, noto storico. E la puntata fu così particolare, così densa di significato, che ci è sembrato un modo bello e significativo di onorare la grande festa degli italiani, il 2 giugno, festa della Repubblica, in questo modo. Quindi vi auguro che la puntata possa incontrare, mi auguro davvero che possa incontrare il vostro interesse e, come sempre, la cartolina di storia ritorna la settimana prossima. Grazie. Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46, non li trovano un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va? L'auto che comodità! Sulla Topolino amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va. Se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E stringi denti la bionda, si sente una fionda e abbozza un sorriso. Ah, che fifa che c'è in lei, ma sulla Topolino amaranto si va con l'incanto del 46. Bionda, non guardare dal finestrino, che c'è un paesaggio che non va. E appena finito il temporale, 6 case su 10 sono andate giù. Meglio che tu apri la capote e con i tuoi occhioni guardi in su. Beviti sto cielo azzurro e alto che sembra di smalto e corre con noi. Ratatatatata, ratata, ratatatatata. Sulla Topolino amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va. Se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. Topolino, Topolino. Topolino, Topolino! Ra 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 ra. Cari amici, buongiorno e benvenuti al nostro nuovo appuntamento Oltre il Cortile, lo spazio inserito nella nostra trasmissione di giorno in giorno. È lo chansonnier Paolo Conte che con la sua Topolino amaranto introduce il tema di quest'oggi. È un tema che naturalmente ci coinvolge tutti, ci riguarda tutti, ci rende orgogliosi di poterlo celebrare perché, caro Camillo Brezzi, il nostro ospite di oggi a cui diamo un affettuoso benvenuto, buongiorno. Oggi trattiamo il tema della festa della Repubblica. E cosa c'entra Paolo Conte con tutto questo, con questa celebrazione? Niente, apparentemente niente, ma abbiamo voluto aprire con questa canzone molto, molto simpatica, molto ironica, anche molto leggera, perché evocativa. Siamo all'indomani
della fine della guerra, del conflitto mondiale, basta una parola, lui più volte lo ripete quasi con un refrain, 46, 46, 46, non c'è storia, non c'è diaristica, non c'è alcun riferimento al passato conflitto, c'è però attesa, c'è ansia di un domani migliore, c'è una speranza in tutto questo. Paolo Conte riesce a rappresentarci bene, molto bene, quello che in quell'anno così particolare come il 1946, in quel fine di primavera, appunto il 3 giugno del 46, accadde in Italia. E da allora niente fu come prima. Perché, caro Camillo, cosa accadde? Paolo Conte, come tutti i grandi cantautori, poeti, cantanti, riesce in pochi versi veramente a dare l'idea, sottolinea 1946 e quindi già ci siamo fa lì. Entrare in quello scenario. È vero, è una canzone allegra, poi in questa esecuzione lui si diverte, no, al pianoforte. È del 75 quell'eruzione. Però c'è anche delle notazioni amare, dice a un certo punto: bionda non guardar dal finestrino, lo scenario non è bello. È la ragazza accanto a lui, ma non lo guardare, non guardare. Loro stanno andando verso il futuro, quel 46 è l'inizio di un futuro di tutto il paese, quindi anche dei cittadini e delle cittadine. Ma mentre camminano, accanto ancora i paesaggi risentono della guerra. 6 case su 10 sono state giù, stanno giù. Ecco, la distruzione. Perché c'è stata una guerra, una delle Ed è stata una guerra terribile, terribile. Perché è stata una guerra non su dei fronti, come erano le guerre fino alla prima guerra mondiale, ma una guerra totale, dove gli eserciti entravano nelle città, nei paesi. E anche il nostro territorio aretino sa bene che cosa ha dovuto pagare. E è una guerra che finisce appunto nel 45, quindi appena un anno prima. 25 aprile si celebra più o meno, no? Ma i primi di maggio finisce anche la seconda guerra lo si dà per mondiale, il 25 aprile, anche esatto. in Germania, eccetera. E, in un anno, ecco, l'Italia sta ricominciando, deve voltare pagina. Senso letterale del termine. Nel senso che sul piano politico, sul piano economico, sul piano morale, sul piano etico, il paese vuole dimenticare. Allora, facciamo un passo indietro, quindi, Camillo. Ecco, come la guerra, cioè, conosciamo lo scenario, conosciamo il terribile 1943 che segnò davvero un punto di non ritorno anche per il nostro paese. Ecco, in quei due successivi anni, dal 43 fino al 45, che cosa avvenne? Perché forse quando tu ti riferisci anche a un cambiamento etico, sociale, forse fai precipuo riferimento a questo, sì, anche. Perché diciamo che la guerra era iniziata addirittura nel 1940 per l'Italia, 39 la Germania, ma certo, insomma l'Italia. Con la dichiarazione di guerra alla Francia. L'Italia è da 20 anni, quasi dal 22, retta dalla dittatura di Benito Mussolini. Mussolini decide di entrare in guerra a fianco della Germania di Hitler e inizia questa lunga guerra e iniziano anche gli insuccessi a partire dal 42-43, inizio 43, che portano allo sbarco degli anglo-americani. Faccio molto velocemente. Facciamo un bignami di storia. Nel luglio del 1943, il 25 luglio c'è la caduta del fascismo, l'arresto di Mussolini e l'8 settembre del 43, altra data. Simbolo. Simbolo perché segna l'armistizio, ma segna la fine della guerra dell'Italia contro gli anglo-americani, ma segna l'occupazione del territorio da parte dei tedeschi e quindi il conflitto tra anglo-americani e tedeschi
avviene sul nostro territorio, anche sul nostro territorio, come in Francia, come sul fronte orientale con l'Unione Sovietica e così via. Ecco, la guerra che entra nelle case dall'8 settembre fino al 8 settembre del 43 fino all'aprile del 1945. Beh, è qualcosa che ha toccato il paese, che ha toccato i cittadini, a parte le morti, i lutti che caratterizzano questo periodo. In questo senso dico, si vuol voltare pagina. E il ritorno alla democrazia, alla libertà, è il primo passo che caratterizza quei mesi nel nostro paese. E allora c'è, si era detto sì, nell'ultima fase, che si sarebbe eletta una assemblea costituente che avrebbe scelto sul piano istituzionale se mantenere la monarchia o passare alla Repubblica. Le cose poi cambiano. Cambiano perché c'è un partito che sarà poi il partito di maggioranza relativa, la Democrazia Cristiana, e il suo leader, Alcide De Gasperi, che coglie un aspetto del momento. Monarchia e Repubblica è divisivo nel paese. Chiedo scusa, Camillo, era importante scegliere una nuova forma di... Sì. Istituzionale. Questo... Perché la monarchia era realmente messa in crisi? Beh, la monarchia come istituto, intendo. Era messa in crisi dal fatto che per 20 anni aveva prima dato l'incarico a Mussolini. E quindi in qualche modo. E per 20 anni aveva mantenuto Mussolini senza mai opporsi a nulla. Si ricorda sempre anche l'introduzione delle leggi razziste nel 1938, sono firmate da Vittorio Emanuele III. È vero che all'ultimo l'arresto viene fatto da Vittorio Emanuele III, all'ultimo Vittorio Emanuele III però non lascia il posto, gli storici hanno sottolineato questo aspetto, che forse se si dimetteva, lasciando a Umberto. Per esempio, quando l'8 settembre del 43 scappano da Roma Vittorio Emanuele III e il governo e il presidente del Consiglio, che è Badoglio, e vanno a Brindisi. Ecco, se lasciava, chiamata la fuga di Brindisi. Brava. E al figlio Umberto di Savoia, che invece avrà la luogotenenza solo nel mese di maggio del 1946. Quindi fino allora Vittorio Emanuele III personifica i Savoia. Allora c'è da una parte chi vuol mantenere la monarchia, perché è convinto che il re dà maggiore sicurezza al fatto che ci sia una persona. Dall'altra, molti partiti invece sono per la Repubblica, che vedono più espressione di quella libertà e di quella democrazia. C'è anche delle preoccupazioni, perché la Repubblica è particolarmente appoggiata, diciamo, dal Partito Comunista, dal Partito Socialista, dal Partito d'Azione, da una parte della Democrazia Cristiana, per esempio in molti... La generazione dei giovani, non tanto quelli del Partito Popolare, i figli piuttosto che i padri, che hanno molti di loro discorso, certo, come sì, cattolici, sì, hanno partecipato anche alla Resistenza, vogliono la Repubblica. Ecco, allora dicevo, De Gasperi vede il pericolo, diciamo, ricordiamo anche che la Chiesa di Pio XII in quel momento non è molto favorevole alla Repubblica, preferisce uno Stato monarchico. E allora De Gasperi modifica questa decisione che era stata presa dai gruppi antifascisti, cioè assemblea costituente che vota. Il voto in un'assemblea costituente sarebbe stato tutto a favore della Repubblica, non tutto, in maggioranza, ci sarebbe stata la vittoria. Lui dice: la scelta è molto importante,
e allora è il popolo che deve decidere. È i cittadini, proprio nel primo loro appuntamento, loro il destino, perché fino ad allora non si votava da più di 20 anni, e consegniamo che siano loro a decidere. Beh, di fronte a questo anche i comunisti e i socialisti naturalmente accettano, anche se avrebbero preferito un'assemblea costituente che era più tranquillo, rapida, anche, certo, e più rapida, certo. Certamente. E quindi si decide per un referendum istituzionale. Insieme all'assemblea costituente. Quindi quel giorno, 2 giugno del 1946, gli italiani e le italiane, poi ne parleremo, hanno due schede. Una scheda. Ecco, le vediamo, vedi? Esatto. Ecco, vediamo le schede. Una scheda con l'Italia turrita della Repubblica e dall'altra parte l'indicazione della monarchia invece col stemma Sabaudo. E cittadini e cittadine dovevano fare una croce appunto sulla Repubblica o sulla monarchia. L'altra scheda era invece una scheda con i simboli dei vari partiti che sarebbero stati eletti all'Assemblea Costituente, ecco. E che avrebbero qui vediamo ecco lo scudo di eletti, sì. Scudo crociato, se ecco qualcosa non riconosciamo bene. Gli eletti così. All'Assemblea Costituente invece avrebbero avuto il compito particolarmente importante di scrivere la Costituzione italiana. Costituzione, ricordiamo che fino ad allora non l'avevamo, avevamo lo Statuto C'era Albertino. C'era lo Statuto Albertino, quindi, nello Stato, nel Regno d'Italia, era quella la forma istituzionale, e la Costituzione quindi era molto importante anche perché, per riprendere il discorso, si scriveva un testo all'indomani appunto del periodo delle dittature, all'indomani di una guerra tragica, e infatti non voglio anticipare nulla, ma insomma certamente i padri e le madri costituenti hanno fatto un lavoro eccezionale, perché specialmente la prima parte della Costituzione italiana tiene conto di queste sensibilità, di questi aspetti etici, di questi aspetti morali, e hanno scritto una Costituzione che oggi, tutt'oggi, 70 e più anni dopo, è ancora valida, e molti paesi anche si sono ispirati a questo, sì, sì, testo. Allora, chiedo intanto un contributo video alla regia per rivisitare assieme, attraverso la famosa settimana Incom, quei giorni, quel susseguirsi di eventi a seguito del referendum istituzionale. Poi lo commentiamo. Prego. Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Viminale, ore 18:30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. È quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti. 6 anni fa, Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi, il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. 2 contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica. Roma, Piazza del Popolo, grande comizio indetto dai partiti democratici per la prima festa della Repubblica. Una stragrande moltitudine di popolo si è raccolta ad ascoltare il discorso di Romita. La Repubblica, dice il ministro, è ormai una realtà storica. Manca ancora la sua registrazione giuridica, ma a questa si giungerà assai presto. Subito dopo, la folla si avvia in corteo sempre più folto verso il Viminale. Al balcone del Ministero dell'Interno si mostrano i membri del governo. Milano, Piazza del Duomo. Dopo di aver sfilato per le vie cittadine, i cortei sfociano nell'immensa piazza, che pare tuttavia incapace di contenere la strabocchevole moltitudine.
parlano il sindaco Greppi, il comunista Longo, il democristiano Achille Grandi, il socialista Valcarenghi. Firenze, piazza della Signoria. Dall'alto della torre di Palazzo Vecchio, che conobbe le glorie repubblicane del comune all'alba del Rinascimento, squillano le trombe dei balletti. La città ha dato nel referendum una delle più alte percentuali di voti repubblicani. Ora i fiorentini ascoltano le parole del loro sindaco Gaetano Pieraccini. La Repubblica, egli dice, deve aprirsi la via alla perfetta riconciliazione degli animi, nella piena tolleranza reciproca, nella pace e nell'amore fra i popoli di tutto il mondo. Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30 quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Umberto stringe la mano al colonnello comandante la guardia e agli altri ufficiali. Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di tre macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Reggia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale. Aeroporto di Ciampino. Un quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. L'ex re è pallido e commosso. Un addio a chi rimane. Fra gli altri il ministro della Real Casa e il maresciallo Messe. Nel suo viaggio Umberto II sarà accompagnato dal conte Graziani, dal generale Cassiani e dal duca Gallarati Scotti, ambasciatore d'Italia a Madrid. Intanto sulla torretta del Quirinale viene ammainata la bandiera con la croce di Savoia, la sola forse che ancora sventolasse su un pubblico edificio. Tante cose da dire, certo. Beh, innanzitutto noi siamo abituati che si vota e la sera ci sono già adesso le proiezioni. Le proiezioni, l'Expo, e le proiezioni. Diciamo pure che al massimo l'indomani mattina si sanno i risultati. Beh, insomma, nella notte si sa. Ecco, il 2 giugno del 46 non accade ciò. Okay. Intanto c'erano pochi seggi rispetto al numero della popolazione. L'89% va a votare degli italiani. E, comprese le donne, poi ci ritorniamo, su questo. E quindi la macchina, diciamo, anche del e voto... E si votava, scusa, a 21 anni. Si votava a 21 anni. A 21 anni, certo, la maggiore età era a 21 anni. Ecco, quindi passano dei giorni. La prima parte del servizio si parla del 5 giugno che sono state scrutinate 34.000 su 35. Si comincia. Infatti solo il 10 giugno la Cassazione dà il risultato ufficiale. 14 milioni di a favore della Repubblica e 12 milioni a favore della monarchia. Quindi uno scarto di circa 2 milioni. Ci sono 2 milioni di scarto. Molte volte si dice minimo scarto, ma insomma 2 milioni averceli direbbero i politici di oggi. e quindi questo è a conferma che era un tema divisivo, che l'Italia era divisa in due. Il centro-nord è completamente repubblicano. Con delle punte altissime nel Trento, ad esempio, quasi un 100%, quindi delle punte altissime. Il sud è tutto monarchico. Mi sembra soltanto la Basilicata, insomma. Cioè. E, quindi, appunto, questo divisa, lo si spiega per tante ragioni anche. Per molte ragioni, certamente la monarchia nel sud aveva avuto un ruolo più importante, il centro-nord è il territorio che ha visto
la guerra partigiana e quindi la lotta, appunto, anche una sensibilità operaia diversa. Sensibilità operaia, insomma, diversa. C'è tutta una storia che porta a scegliere della Repubblica. Ecco, quindi solo il 10 giugno si ha il risultato. Però poi sì, c'è un tentativo, si dice, di sì. Umberto di Savoia di resistere. Si parlò di brogli, però, Camillo. Sì, perché in una macchina così farraginosa è la prima esperienza, viene spontaneo. Poi, appunto, sottolineiamo questa distanza, si vota il 2 e il 3 mattina e si hanno i risultati il 10. Pensa tu, anche oggi, se ci fossero 7 giorni in cui voi giornalisti potete scrivere... Ma i politici, quanti infarti avremo! Potete scrivere quello che volete, tutte le voci, si dice, no? Ecco, un'epoca, un'era. A ogni voto che veniva scrutinato c'era l'interpretazione, dice avanti questo, avanti quello. Non ci furono brogli, i risultati furono quelli, proprio nel servizio diceva che c'era uno con la macchinetta che contava i voti della Repubblica e uno che votava quelli della monarchia. Quindi bisogna dire che anzi questo difficile passaggio, perché un passaggio istituzionale non da poco, viene risolto anche brillantemente nel giro di pochi giorni e appunto poi Umberto di Savoia... Era nelle cose che potesse vincere la Repubblica? Sì. Era nelle cose. Certo. C'era, questo è un tema, non è stato, credo, molto affrontato. I paesi attorno a noi, c'era attenzione verso quello che sarebbe una diligente nonchalance di attenzione? Ecco, nel senso che anche loro avevano non pochi problemi. Ognuno pensava al suo. Dovuti alla rinascita. Sono tutti paesi, pensa alla Francia, era divisa in due, la Repubblica di Vichy e tutto il territorio invaso dagli anglo-americani e le truppe tedesche che resistevano, non parliamo della Germania che era un cumulo di macerie, quindi ognuno non c'è aveva quell'attenzione che poi col passare del tempo e col venir fuori il concetto dell'Europa si ha in seguito. Però gli Stati Uniti avevano attenzione particolare perché si andasse nella direzione Repubblica o no? Sì, gli Stati Uniti per loro la monarchia non esisteva, insomma, no? Però anche gli Stati Uniti vivevano il dopo Roosevelt con un nuovo presidente che era Truman e dovevano decidere se seguire la strada del 18-19, quando si ritirarono, American First, certo, che adesso certo. È stato ritirato fuori, ma, e decisero di non occuparsi dell'Europa, oppure, visto quello che era successo, cercare di costituire una comunità comune fra gli Stati, e avere un ruolo di presenza, che sarà la scelta che poi faranno, certo. E il piano Marshall che del 48, sarà un intervento molto massiccio, in confronti dei paesi europei. Esatto. E l'Italia tra questi, naturalmente. Allora, prima di proseguire, io vorrei chiedere alla regia di mandare uno spezzone di un film tratto da Don Camillo. Vedi, questo è un omaggio, è un omaggio. È un omaggio a te, in cui c'è una scena simpatica che commenteremo poi assieme. Prego. Mi piacerebbe che vi confessassi un sacco di porcherie, ma no, caro reverendo, niente. Vi ho fatto chiamare perché voglio morire con l'anima pulita e senza rancori, così vi dirò. Nel 1942 il vostro cane giallo, quello che aveva la coda mozza, è entrato nel mio giardino e mi ha rotto un vaso di gerani. Ebbene, io vi perdono. Io vi perdono di avermi chiamato prete bolscevico. Grazie, non era necessario. Vi davo del prete bolscevico così come davo dell'asino a Peppone. E adesso
cara signora Cristina, per pulita che sia la vostra anima, dovete confessarvi se volete andare in paradiso. Io sono sicura di andarci in paradiso. Intanto peccato di presunzione, perché nessun mortale è sicuro di andare in paradiso. Nessuno, salvo la signora Cristina, perché stanotte Cristo è venuto a dire alla signora Cristina che andrà in paradiso. Quindi la signora Cristina è sicura di andarci, a meno che voi non ne sappiate più di Gesù Cristo. Oh, eccoti. Io ti perdono per le rane e le altre porcherie che portavi in classe. Io ti conosco. In fondo non sei cattivo. Parlerò a Dio perché ti perdoni i delitti più grossi. Ma signora Cristina, io non ho mai commesso dei delitti. Non mentire. Tu e i tuoi avete mandato via il re e i suoi bambini in un'isola deserta a morire di fame. Ma non è vero. Don Camillo, diteglielo voi che non è vero. Non sono bugie, signora Cristina, niente isole deserte, niente morte di fame, vi assicuro che sono menzogne. Poi non siamo stati soltanto noi a mandarlo via, sono state le elezioni. Lui ha avuto più voti contro che a favore, così l'hanno mandato via. Ma è così che funziona la democrazia. Che democrazia? I re non si mandano via mai. Senti, tu sei il sindaco, ascolta il mio testamento. La casa non è mia, i mobili nemmeno. I miei poveri stracci dalli ai poveretti. I miei libri tieni tu, che ne hai bisogno. Devi fare molti esercizi di comporre e studiare bene i verbi. Sì, signora. Voglio un funerale senza musica, perché la morte è una cosa seria. E voglio un funerale senza carro, come nei tempi civili. E sulla cassa voglio la bandiera. Sì, signora. La mia bandiera. Quella laggiù, attaccata al muro. La mia bandiera con lo stemma del re. Sì, signora. Dio ti benedica, figlio mio, anche se sei bolscevico. Camillo, i re non si mandano via mai. Non si mandano via. La signora Cristina, era la maestra del paese, quindi che aveva tirato su questi due bolscevichi. e la democrazia, però, appunto, è una grande conquista del Novecento. La signora Cristina era più ottocentesca, diciamo, e quindi la democrazia, anche i re devono sottostare alla democrazia. Don Camillo, tutti i libri dedicati a Don Camillo scritti da Giovannino Guareschi. Giovannino Guareschi con il suo Candido, con la sua bellissima rivista letteraria Il Candido, rese palesi le sue simpatie monarchiche. Beh, lui era stato anche prigioniero di guerra, quindi sentiva... appunto dicevo... È un tema questo del referendum, e i risultati anche dei voti lo stanno a dimostrare, divisivo nel paese, e ci sono le foto, appunto tu ricordavi i Guareschi, ci sono le foto per esempio di attori e attrici che vanno a votare, ci sono le foto di queste lunghe fila, ecco, dicevo prima che ci sono pochi seggi ancora rispetto alla popolazione, e le file dei votanti sono lunghissime, si ricorda che le donne in particolare portavano dei seggiolini pieghevoli per potersi sedere e aspettare. Perché c'erano ore da aspettare, ore di attesa. Sì, oppure dei panini per poter mangiare. È un po' la caratteristica di queste votazioni. Poi già dalle votazioni successive si aumenta il numero di seggi. Si organizza forse meglio, anche no? Non si aspettava un risultato di questo tipo di partecipazione, effettivamente è un fatto notevole. L'opinione pubblica era sensibilizzata al tema, ovviamente. La stampa ebbe la stampa, in questo caso soltanto carta stampata, ovviamente ebbe un ruolo importante. Certo, a tuo avviso? Certamente seguirono l'avvenimento naturalmente al massimo, proprio e tutti i giornali, anche fogli minori. Certamente i grandi quotidiani ebbero un ruolo importante, così come i giornali di partito,
Però ci fu, ecco, c'era anche l'interesse, altre fotografie che si hanno in questo periodo, proprio la gente, i capannelli con giornali per avere le ultime notizie su, appunto, le possibili risultati, oppure o chi aveva votato, chi non aveva votato e così via. Deve essere stato un clima... È un clima particolare, che forse sì. Non si è mai più ritrovato con questo fervore di sapere di poter prendere in mano il proprio destino, perché ogni elezione politica, amministrativa, cioè è chiaro che hai un senso della consapevolezza, no, del proprio voto, questo va da sé, però in quella particolare situazione forse c'era qualcosa di più di una consapevolezza del proprio voto, poter sì. indirizzare il destino del proprio paese. C'era questo aspetto, e c'era che per la prima volta si votava dopo un periodo lunghissimo, per molte generazioni era il primo voto. Qualcuno sì aveva votato ancora nel 24, ecco, le ultime elezioni, certo, parzialmente dal 25, no? Poi con le leggi fascistissime non si vota più, certo. Quindi c'è questo aspetto che indubbiamente non solo con quel voto si può decidere l'aspetto istituzionale o l'aspetto dei partiti che andranno a scrivere la Costituzione, però c'è questo. C'è da dire però che il clima perdura anche in seguito, perché se noi pensiamo alle elezioni politiche del 48, giusto. Lì c'è di nuovo uno scontro, non è monarchia repubblica, è democrazia cristiana contro le sinistre, sì. Unite, comunisti e socialisti. Sì. Beh, anche lì... Don Peppone Don Camillo e Peppone. E lì la famosa battuta venne fuori, no? Da lì, no? Quella di certo. Stalin non vede, ma Dio sì. Ma ecco. Dio sì. e giustamente anche nel 53. Anche lì è una forma. Lì si teneva di legge, il sorpasso. E lì c'è il fatto della legge che dà un premio alle liste concordate, quindi della Democrazia Cristiana con i suoi alleati liberali, socialdemocratici e repubblicani, che se ottengono più del 50% hanno un premio che gli garantisce la governabilità. Tema che è stato ripreso più volte. Come vedi, è dal 53 che ci portiamo appresso. Allora, invece, torniamo a un piccolo passo indietro e chiedo alla regia un ulteriore contributo video. Questo video che adesso vedremo è stato realizzato dall'Unione Monarchica Italiana, quindi diciamo che è abbastanza chiara la provenienza. E tratta la lettura del discorso che Umberto II fece prima di lasciare per sempre il suolo italiano. Prego. Un messaggio del 13 giugno 1946, con la chiara contestazione dei risultati fraudolenti del referendum. Italiani, nell'assumere la luogotenenza generale del regno prima e la corona poi, io dichiarai che mi sarei inchinato al voto del popolo liberamente espresso sulla forma istituzionale dello Stato. E uguali affermazioni ho fatto subito dopo, il 2 giugno, sicuro che tutti avrebbero atteso le decisioni della Corte Suprema di Cassazione, alla quale la legge ha affidato il controllo e la proclamazione dei risultati definitivi del referendum. Di fronte alla comunicazione di dati provvisori e parziali fatti dalla Corte Suprema, di fronte alla sua riserva di pronunziare entro il 18 giugno il giudizio sui reclami e di far conoscere il numero dei votanti e dei voti nulli, di fronte alla questione sollevata e non risolta sul modo di calcolare la maggioranza, io ancora ieri ho ripetuto che era mio diritto e dovere di re attendere che la Corte di Cassazione facesse conoscere se la forma istituzionale repubblicana avesse raggiunto la maggioranza voluta. Improvvisamente, questa notte, in spregio alle leggi e al potere indipendente e sovrano della magistratura, il governo ha compiuto un gesto rivoluzionario, assumendo con atto unilaterale e arbitrario
poteri che non gli spettano, e mi ha posto nell'alternativa di provocare spargimento di sangue o di subire la violenza. Italiani, mentre il paese, da poco uscito da una tragica guerra, vede le sue frontiere minacciate e la sua stessa unità in pericolo, io credo mio dovere fare quanto sta ancora in me perché altro dolore e altre lacrime siano risparmiate al popolo che ha già tanto sofferto. Confido che la magistratura, le cui tradizioni di indipendenza e di libertà sono una delle glorie d'Italia, potrà dire la sua libera parola. Ma non volendo opporre la forza al sopruso, né rendermi complice dell'illegalità che il governo ha commesso, lascio il suolo del mio paese nella speranza di scongiurare agli italiani nuovi lutti e nuovi dolori. Compiendo questo sacrificio, nel supremo interesse della patria, sento il dovere, come italiano e come re, di elevare la mia protesta contro la violenza che si è compiuta. Protesta nel nome della corona e di tutto il popolo, entro e fuori i confini, che aveva il diritto di vedere il suo destino deciso nel rispetto della legge e in modo che venisse dissipato ogni dubbio e ogni sospetto. A tutti coloro che ancora conservano fedeltà alla monarchia, a tutti coloro il cui animo si ribella all'ingiustizia, io ricordo il mio esempio e rivolgo l'esortazione a voler evitare l'acuirsi di dissensi che minaccerebbero l'unità del paese, frutto della fede e del sacrificio dei nostri padri, e potrebbero rendere più gravi le condizioni del trattato di pace. Con l'animo colmo di dolore, ma con la serena coscienza di avere compiuto ogni sforzo per adempiere ai miei doveri, io lascio la mia terra. Si considerino sciolti dal giuramento di fedeltà al re, non da quello verso la patria, coloro che lo hanno prestato e che vi hanno tenuto fede attraverso tante durissime prove. Rivolgo il mio pensiero a quanti sono caduti nel nome d'Italia e il mio saluto a tutti gli italiani. Qualunque sorte attenda il nostro paese, esso potrà sempre contare su di me come sul più devoto dei suoi figli. Viva l'Italia! Fu un atto di pacificazione da parte di Umberto II? No, secondo me, a parte un po' troppo lungo. Ridondante, no? Beh, un discorso così che lui fa vedere la sua superiorità, nel senso che accetta, no? Graziosamente, sì. Sottolinea un po' troppo appunto gli aspetti negativi che non c'erano. La Cassazione aveva parlato, quindi in questo De Gasperi nel suo ultimo colloquio gli dice: guardi maestà, non c'è niente da fare. E quindi fa una bella... Il discorso della pacificazione è diverso, perché non è tanto la pacificazione fra monarchia e repubblica. La forza dei referendum sta proprio in questo. Una volta che ha parlato il popolo... È sovrano. Basta. È sovrano. Non si rimette più in discussione. E questo aveva colto De Gasperi quando propose questo. E, mai più. Ecco, poi negli anni successivi di Umberto e della famiglia Savoia se ne parlava su alcune riviste settimanali, sì. No? Di pettegolezzi che altro. Ecco, che ci raccontavano un po', soprattutto i figli, ma non certo. Si è mai posto il ritorno. Ti posso chiedere una cosa? Perché certo. Fu scelto il Portogallo e nella fattispecie Calais? Ma perché credo era un paese, non dico neutrale, perché non sì, beh, lo era stato anche nella sì, guerra, sì. Nel Portogallo, no? E quindi, come a dire, vado in un posto che non... Tranquillo, tranquillo, ecco, non ci furono scelte diverse, no, se non questo no, qui, no, ecco quello. Ci fu questo. Poi è un bel posto. Peraltro. Devo dire, in questo ha avuto un buon gusto. Ecco, invece, dicevamo, si vota per la prima volta dopo tanti anni, ma il fatto nuovo è che votano le donne. Era un aspetto che era già stato richiesto al termine della Prima Guerra Mondiale e quasi tutti i partiti avevano dato il loro assenso. Lo stesso Mussolini era stato
molto chiaro, anche c'era stato un grosso convegno internazionale a Roma, aveva detto lui già al governo, dice noi daremo il voto alle donne, poi invece se n'era dimenticato. Se ne dimenticò. E, però e votavano quindi, in qualche elezione amministrativa, no? Per le comunali, c'era qualche c'era piccola cosa. C'era un voto di censo, chi aveva un patrimonio, ma non era. Ecco, e invece nel periodo finale, appunto 43-45, le prime, intanto anche i partiti, però specialmente le organizzazioni femminili, l'UDI, quella socialcomunista, diciamo, e il CIF, che è il Centro Italiano Femminile di impostazione cattolica vicina alla Democrazia Cristiana, si battono insieme proprio per questo e ottengono dal governo Bonomi un decreto che dice che viene dato il voto alle donne. Ci si dimentica, piccolo particolare, di dare anche la possibilità di essere elette. Altro per cui particolare. In fretta e furia nel quindi elettorato attivo ma non passivo. Esatto. Nella primavera del 46 viene sanata questa, perché noi ricordiamo giustamente il 2 giugno il referendum, ma nella primavera, marzo-aprile, si vota in alcune parti d'Italia per le amministrative e poi nell'autunno in altre parti. Quindi è un anno di votazioni. Poi l'Assemblea Costituente, dove furono elette anche alcune donne. Allora, prima di continuare sul voto delle donne, che vorrei approfondire, chiedo alla regia un contributo video riguardante questo, proprio dell'epoca. Prego. Giugno 1946, si vota. Per la prima volta nella storia del nostro paese vanno a votare anche le donne. Le donne hanno già ottenuto il diritto di voto in Finlandia, Norvegia, Islanda, Inghilterra e in molti altri paesi dell'America Latina come Brasile e Argentina. Il 2 giugno 1946 tocca finalmente anche alle italiane. Anche lei vota? Sì, voto per la prima volta. Mi sento un po' emozionata. Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo, tutte sentiamo questo nuovo dovere che ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia. Nadia Spano, classe 1916, una delle pochissime donne nominate nella consulta nazionale che tra i compiti aveva anche quello di preparare le elezioni, ricorda così quella prima volta delle donne. L'emozione nel votare. Di fronte ai seggi le donne si raccoglievano e aspettavano pazienti il loro turno. Nella cabina stavano molto a lungo perché bisognava votare le due schede, la scheda per il referendum e la scheda per l'Assemblea Costituente. E io ricordo l'impressione e l'emozione anche, una volta votato, nel mettere la scheda dentro l'urna. Era qualche cosa, era una conquista, era un cambiamento della vita. L'abbiamo sentita così. La campagna elettorale si pone prima di tutto come un referendum. L'Italia sarà una monarchia o una repubblica? Le donne furono sopraffatte per certi aspetti anche da questa nuova esperienza. Ci sono molti filmati a questo proprio, molte testimonianze, qualcosa di tanto atteso, e dire finalmente siamo un soggetto giuridico. E l'emozione di cui parlava Nadia Spano è la caratteristica di questo voto. E certamente la prima volta è l'emozione, essere decisivi, perché ovviamente i 14 milioni di donne che vanno a votare è una cosa importante. E, è un fatto, certamente è una svolta anche questo. L'emozione e anche scrittrici importanti,
la mia collega Patrizia Gabrielli, che ha dedicato tanto qui alla facoltà di Arezzo, anche l'anno scorso in occasione del 70° anniversario ha scritto questo libro, Il primo voto, elettrici ed elette. E tra le testimonianze appunto ci sono di scrittrici importanti che dicono l'emozione con la matita, fare il segno, stare attenta a non sporcare la scheda. In questo specialmente le associazioni, dicevamo prima, Ludi e Cifre, facevano propaganda anche ricordando alle donne di andare a votare senza mettersi il rossetto, perché per chiudere la scheda potevano sporcare la scheda. Perché la si scheda. Chiudeva con, come sì, se fosse una lettera francobolla. Allora, E poteva essere annullata. Riconoscibile, certo. Ecco, e quindi c'era anche questo aspetto. Sai che ho letto che le moltissime donne stavano tanto tempo dentro la cabina. È proprio a pensare ulteriormente questo. Conferma che pensano di più le donne. degli uomini. Il clima, no? Ecco, per questo qui. C'è da dire che non è che tutti fossero favorevoli al voto alle donne. Tanto per essere chiari. Bisogna indicare nei leader politici coloro che hanno insistito e hanno ottenuto, cioè De Gasperi, Togliatti, Nenni, perché per esempio nel Partito Comunista qualcuno diceva ma come, il voto alle donne, queste danno retta al parroco, certo. E quindi non bisogna, oppure ecco questo è un po'. E qui infatti è Don Camillo che abbiamo citato più volte, certo, in questo è proprio, certo, una fotografia dell'epoca, una fotografia, assolutamente, questo. La moglie di Peppone. C'è da ricordare che questo evento da un punto di vista dei risultati non è che ha avuto, soltanto 21 furono le elette all'Assemblea Costituente, furono presentate quasi 300 candidati, 289 mi sembra, tra i vari partiti, però soltanto 21. Beh, fu una scelta culturale di non poco conto. Questo, votare la donna. Ecco, c'è anche il problema del fatto di essere la prima volta. Certamente la campagna elettorale era faticosa per molte, alcune testimonianze lo stanno a ricordare, però ecco, va detto una cosa, che queste 21 costituente hanno svolto un ruolo molto importante, proprio in quegli articoli che ricordavamo della Costituzione, nei primi articoli. E Anselmi, tanto per citarne una, l'Anselmi no, entra dopo, giovane, ecco. L'Anselmi dopo. Laiotti, partito, forse, Laiotti era giovanissima e entrò, erano i comunisti e i democristiani erano quelli più rappresentativi, poi c'era anche l'uomo qualunque che aveva una il partito rappresentante, qualunque, sì. Quindi insomma era un vario personaggio. Però è anche molto vero importante. Questo, abbiamo detto un po' anche una sorta virgolettato di diffidenza culturale, però per votare la donna, che non si supera, adesso lo diamo per scontato tante cose, ma se ricordi non molti anni fa furono introdotte le quote rosa, certo, con anche lì insomma, tanti zone d'ombra, perché insomma, se hai bisogno di in qualche modo ghettizzare, no, virgolettato, vuol dire che ancora, quindi forzando un po' anche la mano, quindi sul voto alle donne ci sarebbe veramente tanto da dire sotto questo aspetto, molto, anche sì, questo sì, molto complesso, e che risente di tante cose, che risente di fattori culturali, però ecco il fatto che anche in quel 46 si sia dato il voto alle donne e che e le donne, per esempio queste testimonianze raccolte delle elettrici, del lavoro che facevano le elettrici, no? Per la propaganda, le spillette, le cartoline, ecco, è quindi anche molto moderno sotto questo aspetto. Moderno. Allora, domani è il 2 giugno, Camillo.
Auguri! Auguri! Cosa ti piacerebbe augurare alla nostra Repubblica Italiana? Ma sicuramente lunga vita. Ci mancherebbe. Lunga vita al re, in questo caso no. Alla Repubblica. Alla Repubblica. E ricordarsi di quei mesi, di quegli anni, un po' più spesso, perché sono stati mesi e anni di cambiamento, ma anche che hanno portato il nostro paese a uno sviluppo, a una crescita notevolissima. Forse in un momento come questo, dove la crisi economica perdura, ecco, forse anche qualche idea dei costituenti e delle costituenti potrebbe essere utile. La storia, Camillo, e lo dico a te chiaramente, non si fa né con i se né con i ma, è evidente, parlano i fatti. Sarebbe stata una storia assolutamente diversa se invece che la Repubblica a quel referendum istituzionale avesse vinto la monarchia, questo va da sé. Sarebbe stata una storia, quella italiana, totalmente diversa. Forse l'Italia non sarebbe diventata quello che è oggi, questo è evidente, ma siamo sempre a ragionare con i se e con i ma, e quindi non ha senso fare questo discorso che è solo così, tanto per fare due chiacchiere assieme. Una cosa è certa, che in quei primi giorni di giugno un intero popolo decise di, come hai detto tu all'inizio, di voltare totalmente pagina e di voltare non dimenticando la propria storia, perché sarebbe assurdo, ma di dire ok, questo libro che abbiamo letto, che abbiamo scritto fino ad oggi è concluso, da ora in poi apriamo una nuova pagina di un nuovo libro. Quel nuovo libro si chiama Repubblica Italiana, e così noi ogni 2 giugno lo ricordiamo. Abbiamo passato un periodo in cui non lo ricordavamo più perché per motivi legati all'economia, no? Dovevamo un po' fare i conti con il risparmio delle giornate festive. Dobbiamo al presidente Ciampi, sì. Ecco, questo ritorno. A Ciampi dobbiamo tante cose, poi mi farebbe piacere un giorno magari anche parlare, no? Insieme anche su questo rivisitazione della Costituzione, un fortissimo senso storico del presidente, sì. Ciampi, e questo senso delle istituzioni. È stato quindi un grande presidente che ha colto proprio nei valori, no, delle origini della, esatto, Repubblica, i valori che dovevano essere perpetuati anche, esatto, in anni quali quelli, esatto, degli anni 90 e dell'inizio del 2000. Quindi ripeto, dobbiamo a lui questo ritorno, questo recupero del 2 giugno, che domani in tutta Italia naturalmente ricorderemo. A Roma ci sarà la grande sfilata dei viali, dei fori imperiali, e ringraziandoti davvero per essere stati con noi, perché è sempre un piacere, ecco, piacere parlare di tutto qua, questo, augurando a tutti noi buona festa della Repubblica. Vorrei lasciarvi dando l'appuntamento naturalmente per la settimana prossima con un orgoglio tutto italiano, che domani naturalmente a Roma farà la sua, come sempre raccoglierà un grande successo, ovvero col nostro orgoglio dato dalle frecce tricolori. Grazie, buona giornata. Come una creatura dell'aria, librarsi alto nel cielo e volteggiare. E in quell'azzurra libertà, sognare l'infinito. Thank you.
Thank you.